Appena fuori dal centro di Vicenza si eleva il colle del Monte Crocetta, delimitato al nord da una fascia di risorgive e dal borgo di Maddalene. Il colle, che regala piacevoli scorci rurali e ampi panorami sui Monti Lessini sulle prealpi vicentine, ospita anche diverse ville storiche. Partendo dalla chiesa di San Giuseppe a Maddalene, si prosegue lungo la strada delle Bregane. Poco dopo l'inizio della via si incontra un piccolo laghetto, la Boia Risorgiva, le cui acque affiorano dal sottosuolo. Lo specchio d'acqua non è immediatamente visibile a causa della rigogliosa crescita della canuccia di palude, ma basterà girare il laghetto per ammirare le sue acque limpide. Al bivio tra due casolari di campagna si mantiene la destra, iniziando poco più avanti la salita verso il Monte Crocetta. Seguendo a sinistra invece si proseguirebbe verso Villa Cabregane. La salita asfaltata termina all'ingresso di Villa Teodara, riconoscibile anche da un lontano per la posizione sopraelevata rispetto al piano di campagna e le mura in pietra scure. All'interno della proprietà della villa si notano lungo la strada di accesso due esemplari di piante particolari affiancate a un albero di giuta. Dalle accese fioriture fucsia. Si continua ora lungo un tratto di sentiero pianeggiante, ammirando le sistemazioni e il ciglionamento che ospitano prati e culture arboree ed erbacee. Si giunge in breve ad un'ampia e verde dolina, comunemente nota come Buso del Marteo, nei pressi del quale vegetano una grossa quercia e dei gelsi. Qui vi è anche il complesso di case del Martello, con un ampio cortile interno. Da qui si scende quindi lungo la strada del Martello alla chiesa di Santa Maria Maddalena, dove si trova un convento e un porticato ad archi. Si continua lungo un percorso sterrato che conduce alle risorgive della Roggia Seriola, affascinante zona umida nella quale si trovano diverse colle d'acqua sorgiva che gorgoglia direttamente dal sottosuolo. Vi si trovano specie vegetali legate all'acqua come untani neri, pioppi bianchi e salici. Si continua lungo il trozzo delle Maddalene che costeggia campi e fossati verso il bosco urbano di Maddalene, importante habitat per numerose specie animali e vegetali. Recentemente sono state messe a dimora altre piantine che andranno ad ampliare la superficie del bosco. Qui si è ormai nuovamente nei pressi del centro di Maddalene, dove a termine questa breve passeggiata a due passi dalla città.